interpellazione successiva della consigliera Maffioletti, che ha per oggetto adozioni di strumentazione di videoregistrazione in duplice copia nei colloqui svolti dai servizi sociali in materia di indagine giudiziaria minorile. Prego. Questo documento è già stato presentato in altri enti locali e che, diciamo, i comuni di residenti in Italia hanno già adottato in diverse loro amministrazioni questo sistema. Pertanto vedremo adesso come risponderà, insomma, la Giunta. Premesso che i servizi sociali svolgono un ruolo importante di rilievo nelle questioni di diritto di famiglia, con particolare attenzione appunto a quello che è la tutela del minore nelle dinamiche chiaramente di contenziosi fra i genitori, che dalle relazioni degli assistenti sociali, assieme chiaramente alle perizie psicologiche dei consulenti tecnici d'ufficio, sono determinanti poi queste relazioni per quella che è l'espressione in sede giudiziaria, le sentenze. Viene unanimemente riconosciuto da decine di migliaia di avvocati, genitori, associazioni di categoria, pedagogiste, psicologi, pediatri, neuropsichiatri, consulenti di ufficio e di parte, che gli assistenti sociali hanno un ruolo determinante nella limitazione della potestà genitoriale e della conseguente collocazione dei figli nelle strutture dedicate, nelle case famiglia. Lo hanno e sanno di averlo, ma si dimostrano particolarmente preoccupati a sostenere che il loro parere non è vincolante per il giudice, perché in teoria il giudice rimane sempre perito peritorum, ma l'impossibilità oggettiva di approfondire le dinamiche relazionali della moltitudine di famiglie, che diventano sempre più svariate, che ogni magistrato si trova a giudicare. La delega di tale approfondimento ai servizi sociali rimane pertanto ai servizi sociali e ai consulenti tecnici d'ufficio insieme assume pertanto uno spessore che è del tutto determinante, lo si può capire. Considerato che in vari casi le parti hanno contestato le relazioni, le parti riferite come utenti e i verbali di resoconto degli incontri stilati dai servizi sociali, io stessa, e l'assessore lo sa, ho ricevuto queste lamentele da alcuni cittadini. Questo è stato denunciato anche da un comitato, dal Comitato dei Diritti Umani, in data 28 ottobre 2011, il quale ha scritto una lettera ufficiale al sindaco, indirizzata al sindaco di Trento. In questa lettera il comitato diceva di avere ricevuto segnalazioni di cittadini che si sono lamentati del comportamento dei servizi sociali del Comune di Trento nei loro riguardi e in particolare i cittadini hanno espresso in questi casi mancanza di fiducia nei confronti dei servizi sociali a causa dell'omissione o dell'alterazione dei fatti riportati nel corso degli incontri, perché è una cosa che va da sé che la relazione di fiducia è in base chiaramente all'attenzione che i cittadini ricevono dalle istituzioni poste a questi incarichi. In alcuni casi hanno chiesto ai membri del nostro comitato, e continua sempre il comitato, di essere presenti agli incontri in qualità di testimoni, ma la nostra presenza è sempre stata rifiutata dai servizi e in alcuni casi l'incontro è persino saltato perché i cittadini non si sentivano adeguatamente tutelati. Io stessa ho provato in due occasioni a accompagnare i cittadini e l'assistente sociale ha posto il suo diniego. Per concludere, secondo le segnalazioni di alcune mamme e papà, nelle relazioni non sempre verrebbero riportati fedelmente episodi, comportamenti e dichiarazioni rilevanti ai fini delle valutazioni complessive del tribunale che giudica. Le valutazioni pertanto correbbero il concreto rischio di essere inquinate da pregiudizi, percezioni distorte, omissioni o dimenticanze fortuite. In assenza di strumenti di riscontro si rende impossibile qualsiasi tipo di verifica sulla fondatezza delle contestazioni e o sull'imparzialità dei servizi sociali. Alcuni recenti avvenimenti, come ad esempio la lettera del dirigente del servizio attività sociale del Comune, che chiedeva un parere in merito ai limiti dell'attività di controllo dell'operato dell'amministrazione e l'attacco durissimo, senza esclusione di colpi bassi, nei miei confronti, non possono che alimentare i sospetti di possibili irregolarità. Appare quindi necessario garantire la massima trasparenza del prezioso lavoro svolto dai servizi sociali
e occorre eliminare ogni ipotesi di dubbio affinché le famiglie possano rivolgersi col rapporto di fiducia ad esse, nell'interesse della credibilità degli operatori super partes, dei minori e dei genitori, al fine di non acuire la conflittualità familiare per non gravare la giustizia di contenziosi su contenziosi. Premettiamo fin d'ora che qualsiasi tentativo di opporre alla richiesta che andremo a fare i temi della riservatezza del segreto professionale non trovano fondamento. Gli unici dati personali e sensibili che possono emergere nel ciclo di incontri presso i servizi sono quelli relativi alla famiglia presa in carico. Le operatrici dei servizi conducono gli incontri, ma non sono loro sotto esame per verificare l'idoneità genitoriale. Inoltre sono degli ufficiali pubblici. Nessun dato personale e sensibile sulle operatrici potrà mai emergere dalla videoregistrazione degli incontri. Gli unici elementi rilevanti ai fini della privacy sono eventualmente in capo alle famiglie prese in carico e proprio le famiglie manifestano questa richiesta delle videoregistrazioni. Perché negarle a loro? Se i servizi sociali operano sempre al meglio, per quale motivo si dovrebbe opporre un ostinato accanimento a non voler lasciare traccia del proprio operato? Tutto ciò premesso, si chiede al sindaco e all'assessore competente se non ritenga utile, opportuno e urgente introdurre la videoregistrazione in due coppie, una per i servizi sociali e una per la famiglia, degli incontri con gli assistenti sociali nelle vicende riguardanti il diritto di famiglia. Consentire il diritto alla difesa, principio costituzionalmente garantito, tutelare gli assistenti sociali spogliando di ogni fondamento le contestazioni immotivate, tutelare infine le famiglie minori, eliminando anche solo l'ipotesi di relazioni viziate da pregiudizi precostituiti. Pertanto questo strumento potrebbe avere un'ampia valenza, come letto finora. Grazie. Interviene il signor sindaco. Sì, grazie Presidente. Anch'io in gran parte leggerò per essere piuttosto preciso, perché la materia è delicata, forse magari anche andando un pochino a deludere le attese della consigliera Maffioletti, che mi sembrava in premessa abbastanza sicura di una nostra espressione in sintonia con quello che lei ritiene che sarebbe suffragato da una serie di elementi che ha portato e di citazioni che ha fatto. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto, in primo luogo voglio far osservare che il tema oggetto di questa interrogazione interessa gli aspetti legati alla riservatezza dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, e quindi attualmente si deve ritenere che questo sia un diritto e che tale diritto sia da annoverare tra i diritti cosiddetti inviolabili secondo l'articolo 2 della Costituzione. Questo in premessa. Si deve poi tener conto che nella disciplina vigente la protezione dei dati personali è elevata a posizione giuridica autonoma, riconosciuta in capo a chiunque, giacché assurge a diritto fondamentale della persona e si affianca alla riservatezza e all'identità personale. L'articolo 1 del decreto legislativo 196 del 2003, infatti, dispone che, virgolette, chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, senza che siano ipotizzabili deroghe generali per coloro che svolgono funzioni pubbliche. In via generale, quindi, il diritto del singolo individuo alla riservatezza, come ho detto prima, diviene prevalente e non può essere sacrificato senza il consenso libero e legittimo del titolare. Ovvio corollario di questa affermazione è che il consenso sia validamente prestato solo se rilasciato liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e se sono state rese all'interessato le informazioni previste dalla legge. L'acquisizione di immagini, inoltre, deve avvenire con l'osservanza delle forme prescritte dalla legge. Solo il limitato raggio d'azione della ripresa, la non diffusione dei dati personali raccolti, la non sistematicità della raccolta stessa, consentono di inquadrare le videoriprese in questione nell'ambito di applicabilità dell'articolo 5,3 del decreto legislativo
196-2003 che ho prima citato. Alla luce allora di questa, che è una grande premessa, che però va a ribadire con forza un principio e un diritto, alla luce di questo, con riferimento quindi più puntuale a quanto lei ha richiesto con l'interrogazione, il consenso alla videoregistrazione del colloquio non è concedibile solamente dalla parte privata, giacché anche l'operatore può non consentire che la propria immagine e voce o voce sia registrata e utilizzata in seguito con potenziale diffusione verso una platea indeterminata di soggetti. Ovvio infine che nel caso in cui a detta modalità di svolgimento del colloquio intenda procedervi la parte privata e nel caso in cui l'operatore acconsenta, i costi relativi, tecnici e non, sono ovviamente a carico della parte richiedente. Si ritiene poi, inoltre, che debbano essere necessariamente considerate, e qui entriamo un po' nel cuore anche del problema, debbano essere necessariamente considerate con attenzione anche le posizioni di eventuali soggetti terzi, i cui dati personali e sensibili potrebbero, e nella realtà molto spesso sono, richiamati all'interno dei colloqui personali. Quindi soggetti terzi, i cui dati personali e sensibili potrebbero ritrovarsi, essere chiamati dentro i colloqui professionali. Questo è importante, perché si deve tenere presente, ma credo che sia a tutti chiaro, che è impossibile prevedere a priori l'eventualità che dentro un colloquio venga fatto o meno riferimento esplicito a terzi soggetti. Credo che sia impossibile definirlo prima. Né si può immaginare che nello svolgimento di un colloquio le parti debbano sottostare al vincolo di evitare di menzionare dati personali o sensibili di terzi. Mi sembra di una chiarezza lapalissiana questo. È impossibile prevedere a priori l'eventualità che venga fatto o meno riferimento a terzi e d'altra parte non si può immaginare che le parti debbano sottostare a un obbligo per cui non si menzionano dati personali e sensibili riferiti a terzi. A me sembra molto chiaro, anche se non sono un giurista. Preoccupano in proposito, ma è chiaro che qui che volevo arrivare, i gravi pericoli per le conseguenze che ne potrebbero scaturire a danno delle parti coinvolte e soprattutto a danno di eventuali terzi interessati, di utilizzi incontrollati delle videoregistrazioni e di loro possibili manipolazioni o diffusioni informatiche. Ma non è solo qui che voglio arrivare. Tali pericoli risultano oltremodo significativi nei casi in cui siano coinvolti soggetti particolarmente deboli, specialmente se minori. E qui è proprio il clou, qui è proprio il clou. Però non è finita, perché vorrei richiamare qualcosa sull'assistente sociale, che peraltro vale non solo per l'assistente sociale, ma diciamo qualcosa sull'assistente sociale. Credo che sia utile e opportuno ricordare che l'assistente sociale, cito virgolettato, nell'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. Da dove deriva questo? Questo è quello che è disposto dall'articolo 10 del codice deontologico e quello che è fissato dalla legge numero 84 del 23 marzo 1993, legge che porta questo titolo, ordinamento della professione di assistente sociale, istituzione dell'albo professionale. Secondo questa legge, il professionista assistente sociale ha il compito di creare un rapporto fiduciario con l'utente cliente, di considerarne la specificità e l'unicità e la centralità della persona in ogni intervento ed è chiamato altresì a stabilire il metodo da utilizzare nel processo d'aiuto in ragione della sua autonomia tecnico-professionale. E c'è ancora un ultimo passaggio che credo sia ancora più evidente. Non è meno importante, non è di minore importanza il fatto che l'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale in ottemperanza a tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione del rapporto con il cliente utente. Tali informazioni, che possono coinvolgere
anche terze persone, sono protette dal segreto professionale, così come ricordato dal codice deontologico, l'ho già citato prima, e dalla legge 119 del 2001, questa è un'altra legge ancora. Si ritiene inoltre che la proposta di videoregistrazione dei colloqui ponga dei dubbi circa il principio della costituzione del rapporto fiduciario tra assistente sociale e utente, che nell'esercizio della professione costituisce una condizione essenziale, perché se non c'è rapporto fiduciario non credo si possa proseguire per conseguire l'obiettivo, credo che a tutti e a noi sta a cuore, sia dal punto di vista metodologico che deontologico. Al di là di questa risposta, se vuole, formale e puntuale, che ho preferito leggere anche per i molti riferimenti, mi permetta due passaggi. Io non riesco a capire, ma proprio non ce la faccio, come si possa parlare di attacco durissimo, senza esclusioni di colpi, fra parentesi bassi, da parte della assessore Violetta Flotteger, nei miei confronti, che immagino siano i suoi, e non, che non possono che alimentare i sospetti di possibili irregolarità. Allora, con tutta la mia comprensione e la volontà dialogante, l'assessore Flotteger è in Consiglio Comunale dal 99, ha svolto una prima consigliatura da consigliera comunale, anche con la responsabilità della presidenza di una commissione. 99-2005, ha fatto poi un mandato 2005-2009 d'assessore e adesso è il secondo mandato di assessore alla sua terza consigliatura complessiva, quindi è 13 anni. Io credo che nessuno mai in aula, tra i consiglieri di queste ultime tre giunte in cui lei si è trovata o a farne parte o che l'hanno vista seduta nei banchi del Consiglio, abbia mai lontanamente maturato un atteggiamento, una posizione nei suoi confronti di questo tipo. Cioè nessuno ha mai potuto affermare che sia una che attacca duramente. Se poi lei per caso va sul territorio, nelle circoscrizioni, nelle associazioni, davvero mi sembra difficile che possa trovare qualcuno. Semmai le diranno che ascolta troppo, che accoglie troppo, che utilizza troppo tempo in questo, nell'accoglienza, nell'ascolto, semmai, ma non che sia dura. Comunque lo dico così in passant. Volevo poi capire se questa attenzione che lei ha per videoregistrare vorrà utilizzarla anche in tanti altri campi. Cioè dobbiamo pensare di andare a videoregistrare anche i colloqui tra un dirigente scolastico e i suoi docenti quando parlano di un ragazzo, faccio riferimento alla mia professione perché è quella che conosco, insomma, avendo fatto 16 anni di insegnante, oppure tra un docente e il genitore a udienza per tutelare il figlio, o tra il docente e il figlio sui corridoi per tutelare il genitore, o tra il medico e il proprio paziente, non lo so. A me pare che entriamo in un campo, mi sta a cuore questo del segreto professionale, che davvero mi pare improponibile percorrere, perché o crediamo che questo sia vero a tutela di tutti, della miglior verità e della miglior costruzione dei rapporti e della efficacia e della efficienza nel rispetto di tutti, risposta per qualunque sia il problema, in questo caso l'ambito è quello dell'assistenza sociale, oppure io sono un pochino disorientato. Allora volevo capire anche se magari è una idea generale per cui arriveranno altre interrogazioni che ci fanno occupare di altro, ma questa è solo una curiosità. Le ultime due cose sono un po' en passant anche per alleggerire, insomma, la parte iniziale che invece era molto ponderata e molto precisa. Grazie, prego, consigliere Maffioletti. Grazie, Presidente. Devo dire che sono veramente basita della veemenza con quale il sindaco risponde a una semplice interrogazione che poneva un quesito in materia, voglio dire, di strumentazione ad hoc da porsi in un campo che sappiamo essere criticato a livello nazionale da più voci e da più fonti, non è solo la Regione Trentino-Alto Adige oggetto di, voglio dire, indagine e oggetto di discussione in questa materia. E il fatto che comunque sia, risponda il sindaco, anziché l'assessore, mi lascia abbastanza perplessa. Vorrei comunque raccogliere alcune delle sollecitazioni con le quali lei, sindaco, puntualmente ha risposto
al documento che nel preambolo, come lei ben ha detto, aveva cercato di portare quella che era la motivazione per la quale si faceva questa richiesta. È chiaro che vorrei ricordarle, signor Sindaco, un cittadino davanti a una istituzione pubblica può, e questo è noto da più parti e risaputo, giurisprudenza parla in tal senso, può subire posizione dominante. Penso che tutti sappiamo cosa sia la posizione dominante. Allora io dico, nel momento in cui, e non mi soffermo tanto andare a cercare, come lei ha fatto, una ricerca nei cavilli della giurisprudenza che spesso rimangono tali perché poi, voglio dire, nell'applicazione concreta, quando si tratta di salvaguardare posizioni singole, facciamo fatica. Sempre più spesso il cittadino deve fare ricorso attraverso, la giustizia ordinaria per trovare a volte, ahimè, dopo anni di attesa forse, una risposta a una giustizia amministrativa che spesso e volentieri tarda ad arrivare. Quello che volevo, purtroppo devo dire, far cogliere alla Giunta, a lei in questo caso, signor Sindaco, perché ha anche responsabilità, voglio dire, in materia, perciò è chiaro che da una parte posso anche capire la sua risposta. Quello che volevo fare capire è che questo documento non nasce da una mia necessità, nasce da una necessità che proviene proprio da quella parte di cittadinanza che lei ha sottolineato più volte, trova nei confronti dell'assessore un ascolto e un orecchio particolarmente attento a quelle che sono le istanze portate in. Forse diciamo che sicuramente, io non mi permetto perché porto profondo rispetto per le istituzioni, non mi permetto assolutamente di criticare o di fare obiezioni su questo. Forse però l'orecchio dell'assessore è propenso a cogliere istanze che provengono da particolari settori piuttosto che da altri. Io faccio riferimento, signor Sindaco, a cittadini che sono colpiti da provvedimenti giudiziari gravissimi. Quello che lei va a dire nella sua risposta, ossia se anche questo documento lo vorrò estendere, questa richiesta, anche all'interno di istituti scolastici dove i dirigenti possono avere, ci posso pensare, qualora cittadini venissero a riferire che si sentono in posizione dominante rispetto a figure, funzionari, docenti interni che magari non rispettano quello che è il principio di efficienza, di trasparenza e di efficacia a cui sempre la mano pubblica deve richiamarsi. Ecco, vede, io sono particolarmente veemente e uso toni abbastanza alterati perché anch'io sto seguendo con particolare attenzione questi cittadini che si sentono in un certo qual modo bistrattati proprio dall'amministrazione pubblica. Perché? Perché in tema di questi importanti incontri ascolto e di questi importanti incontri, voglio dire, con le plettore di unità multiprofessionali in cui avvengono la raccolta di dati e elementi che poi vanno a confluire nelle sedi giudiziarie, lamentano i cittadini, non certo io, perché per grazia di Dio i miei figli ce li ho, non ho subito alcun provvedimento e ci mancherebbe, ma i cittadini che si rivolgono alla sottoscritta, le garantisco, sono tanti ormai, lamentano di non avere da queste relazioni mai, voglio dire, una relazione veritiera o scarsamente veritiera. Capisce anche lei allora che l'unico strumento che poteva garantire, qualora non ci fossero terzi come consiglieri comunali o come associazioni realmente riconosciute sul territorio che possano dimostrare una imparzialità, capisce anche lei che era quantomeno doveroso prendere in esame una proposta che a mio modo di vedere poteva salvaguardare capra e cavolo, così come hanno fatto, ritorno a dire, in altri comuni italiani molto più meno autoreferenziali di quanto non lo sia questo. Grazie. Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se gli ha patito troppo, se gli ha già visto che cosa ti può
amare. Senti che voglio, senti che bello. Se ti cammina per la strada sicura, senza pensare a te. Ormai guarda la gente, con aria in più. Il senso del tuo vagare. Forse davvero si deve sentire, alla fine un po'. Forse alla fine di questa triste storia, qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni. Ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa. Senti che bel rumore.